Tre stazioni storiche, un progetto di recupero architettonico, di funzionalità e bellezza nel rispetto dei luoghi, con un tema etico di base, la trasparenza. Da questi elementi si muove l'azione di rilancio su alcune stazioni storiche da parte dell'EAV, che ha deciso di sfruttare fondi frutto di un'azione di recupero verso terzi per migliorare il servizio. Perché progetto trasparenza? Perché qui abbiamo fondi recuperati in un procedimento penale dove ci siamo costituiti parte civile nei confronti di un vecchio amministratore condannato. Questi fondi li abbiamo utilizzati per rimettere a nuovo tre stazioni. Quindi coniughiamo il tema della trasparenza nella legalità al tema della trasparenza nel senso estetico del termine. L'acqua per la stazione di Agnano, l'aria per la Dazio, la luce per quella di Grotta del Sole, gli elementi scelti per il tema della trasparenza, che ha coinvolto nel progetto artisti nazionali e internazionali e l'Accademia delle Belle Arti di Napoli. E proprio per la stazione di Agnano, la storia antica, la vicinanza con le terme e con la piscina Scandone hanno suggerito ad alunni e allievi dell'Accademia di evocare il tema dell'acqua nella pavimentazione, pensata come una grande piscina olimpica e le panchine a forma di trampolini. C'è una trama dietro questi interventi, perché la trasparenza che è richiamata nel nome del progetto si traduce nella scelta di tre elementi simbolici: l'acqua, l'aria e il fuoco. Questa prima stazione è dedicata all'acqua e quindi la scelta di questo luogo, no, che assomiglia sia a una piscina, potremmo dire, però dove ci sono anche degli spazi dove fermarsi, contemplare, aspettare, usare il proprio tempo non solo per freddamente attraversare uno spazio, ma anche per osservare e per condividere una bellezza, diciamo, che questo luogo deve avere, è sintonico, potremmo dire, con quello che è lo spirito del progetto: la trasparenza e anche la possibilità di guardare attraverso le cose. Interamente recuperata la biglietteria e la sala d'attesa in direzione Napoli, mentre in direzione Torre Gaveta installata una grande pensilina dove i viaggiatori potranno ripararsi. Un po' di colore, abbiamo rianimato questa che era una zona morta, diciamo. E rende questa zona più allegra. Le piace questo nuovo look della stazione? Sì, è molto bello. Hanno fatto i lavori, abito qua e quindi mi hanno tenuto anche sveglia la notte per rifare la stazione, quindi speriamo che la tengano pulita. Ci voleva sicuramente, spero che si possa, insomma, rimanga così per un bel po', che non sia imbrattato subito. Sono comunque una che comunque prende spesso, diciamo, la Cumana, voglio dire, e fa proprio tutto un altro effetto vedere questi giochi di colori rispetto a una, diciamo, a un palazzo comunque scarrubato. Quindi cerchiamo comunque di tenercele bene, di tenerci bene il nostro patrimonio.